One Podcast. C'è una cosa, un oggetto, che quando siamo all'estero non manca mai nell'elenco delle cose che ci mancano e ci rendono orgogliosi di essere italiani. Oltre la pizza, oltre la moda, c'è lui, il sempre eterno bidet. Nonostante il nome francese, l'Italia, insieme al Portogallo e alcuni stati asiatici, è il paese dove questo lavello per l'igiene intima è più diffuso. Perché però ti parlo di bidet? Beh, lo scopri dopo la sigla. Stai ascoltando Verde Speranza, un podcast per superare l'ecoansia. Io sono Nicolas Lozito e ogni giorno ti racconto una storia, un personaggio, un'idea per ritrovare fiducia nelle sorti del pianeta e di questa pazza umanità. Il giornale americano Washington Post, famosissimo e tra i più importanti di tutti gli Stati Uniti, da qualche mese ha iniziato una rubrica dal titolo Climate Coach, ovvero l'allenatore climatico. Un giornalista, Michael Coren, ogni settimana prende una questione quotidiana e la affronta con la lente di ingrandimento della sostenibilità. Ha iniziato parlando di pompe di calore da installare in casa, poi ha pubblicato uno schemino per decidere se e quando comprare l'auto elettrica in base al reddito, in base alle tasse che si pagano, eccetera, eccetera. Ha dedicato una puntata ai legumi che si intitolava «Perché dovremmo mangiare ogni giorno lenticchie». La settimana scorsa però il nostro caro Climate Coach ha scritto un pezzo che non solo è stato letto più di tutti gli altri messi insieme, ma ha fatto istantaneamente il giro del mondo. Titolo: Hai bisogno di un bidet, ma non per la ragione che pensi. Coren sostiene che un bidet salverà il mondo, o almeno può contribuire a salvarlo, diciamo. Un annuncio che, lo so, fa sorridere se non ridere, però alla fine non è così bizzarro. Perché è vero, in Italia non siamo nemmeno capaci di immaginare un mondo senza bidet e surrogati, però anche nel resto del mondo, dove prima non si usava, piano piano sta crescendo nella diffusione e nelle vendite, tranne che negli Stati Uniti. Ma possedere un bidet, spiega il quotidiano americano nella sua rubrica, è uno tra gli atti più ambientalisti che si possano compiere. Questo perché ogni statunitense in media consuma 24 rotoli di carta igienica all'anno, anche se certe statistiche dicono addirittura 86. Già il dato più basso è 3 volte in più della media europea. Se introducessimo quindi il bidet nelle nostre case, dice Coren, il giornalista del Washington Post, salveremo la vita a milioni di alberi. Non solo, si risparmierebbe anche sulle salviette bagnate, quelle plastificate, che proprio in questi giorni, parentesi, nel Regno Unito sono in discussione perché il governo vorrebbe metterle al bando o comunque regolarle per ridurre l'inquinamento delle acque reflue e tutti gli intasamenti che si generano. Torniamo a noi e iniziamo a riavvolgere il nastro. Intanto il bidet è stato inventato nel 1600 in Francia, nelle corti dei reali, degli aristocratici. Era all'inizio un'elegante sedia intarsiata dipinta che al posto del normale piano di seduta aveva una sorta di vaschetta. Oggi il bidet è quello classico che conosciamo noi in Italia, niente di più di un lavandino basso, ma ci sono anche delle versioni ipertecnologiche come quelle diffuse in Giappone che forse hai visto su YouTube o in certi film, che incorporano diverse funzioni nello stesso apparecchio. Perché il bidet però non è diffuso negli Stati Uniti? Beh, forse intanto perché gli Stati Uniti sono la patria della carta igienica, è il luogo dove è stata brevettata la carta igienica moderna per la prima volta, nel 1857 a New York. Gli storici che almeno hanno riflettuto su questo argomento, ipotizzano un'altra ragione perché non è così diffuso. Beh, gli americani hanno conosciuto il bidet soprattutto con la Seconda Guerra Mondiale, vedendoli in Europa e in particolar modo in Francia, ma proprio in Francia l'hanno visto soprattutto in uso nei bordelli e nelle case chiuse, quindi il bidet ancora oggi è sotto sotto una sorta di oggetto promiscuo per gli americani e quindi un po' scomodo e da tenere da altre parti, non in casa propria.
Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Il coronavirus ha portato in America un fenomeno che non si è visto da altre parti, ovvero tutti volevano comprare carta igienica, nessuno la trovava, costava un sacco, le scorte erano limitate, forse ti ricordi i video di quelli che correvano al supermercato. Così il bidet è tornato effettivamente utile, lo è diventato forse per la prima volta, e ora gli statunitensi iniziano a fare i conti con questa grande tecnologia per ridurre i costi economici e contemporaneamente ridurre l'impatto ambientale. Un rotolo di carta igienica, ricordiamocelo tutti, per essere prodotto ha bisogno di circa 700 grammi di legno e più di 22 litri d'acqua. L'uso del bidet fa diminuire dell'80% l'uso di carta igienica, secondo delle ricerche di un ente americano chiamato NRDC. Insomma, l'America potrebbe scoprire il bidet e noi, tra l'altro, come mestiere potremmo andare là a venderglieli. Non credo sia una rivoluzione verde così importante, però con questa puntata mi piaceva fotografare un fenomeno che ci fa divertire, ma che è anche sempre più chiaro. La questione ambientale entra letteralmente in ogni singola stanza delle nostre vite, bagno compreso. Ci costringe a interrogativi e nuove soluzioni, nuovi pensieri. Caro bidet, salverai il mondo. Va bene, Verde Speranza finisce qui. Hai appena ascoltato una puntata dedicata interamente ai bidet, mi fa molto sorridere. Ti ringrazio, ti saluto, ti auguro buona giornata. Ciao.